Live Social. Buonasera amici di Live Social, ben ritrovati a una nuova puntata con noi. Prima di dare il benvenuto al nostro doppio ospite, voglio ricordarvi di mettere un bel like alla nostra pagina Facebook Live Social, ricordandovi quelli che sono i nostri hashtag, interviste e storie. Bene, direi che tutto pronto per accogliere i nostri ospiti, ripeto, una doppia ospitata, rappresentante in qualità di presidente dell'associazione Onlus ONS, Giorgio Garofalo. Giorgio, buonasera. Buonasera a voi. E la vicepresidente dell'organizzazione Onlus ONS, Alessia Russo. Alessia, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Allora, voi in effetti portate in radio un concept di grande importanza anche sociale, perché siete appunto rappresentanti, appunto Giorgio in qualità di presidente e Alessia in qualità di vicepresidente della ONS, che è appunto un acronimo che sta appunto per obesità, nutrizione e salute, ed è un'associazione Onlus. Mi piacerebbe a questo punto, Giorgio, a te l'input di partenza per capire un attimino chi è appunto la ONS, obesità, nutrizione, salute, e qual è appunto l'humus. Quindi raccontaci un po' la storia e qual è appunto la mission, ecco, della ONS Onlus. Allora, buonasera a tutti. Allora, OMS è un acronimo che vuol dire obesità, nutrizione e salute, e racchiude a 360 gradi chi vuole intraprendere un percorso di nuovo stile di vita. E, diciamo che nasce affinché i pazienti che hanno una grave obesità vogliono trovare supporto, informazione e aiuto, perché oggi persone che sono coperte da queste grandi coperte di grasso hanno difficoltà a trovare diciamo un punto di incontro. Noi abbiamo fatto proprio questo, grazie a ONS abbiamo creato un punto di incontro dove non ci sta uno stigma sociale, dove le persone non vengono discriminate. Fantastico. E quindi voi fate proprio da ponte tra appunto la vostra caratterialità in qualità di associazione di supporto e quelle che sono poi figure specialistiche, insomma figure mediche che magari si possono occupare, ahimè, insomma, di rincorrere al riparo, o comunque insomma di migliorare la situazione di queste problematiche che comunque si riversano in maniera, diciamo, abbastanza imponente anche proprio per quanto riguarda la salute. Quindi Alessia, ecco, quali sono le iniziative e i progetti che caratterizzano la ONS? Allora, noi cerchiamo di supportare le persone a 360 gradi, quindi da convenzioni con laboratori di analisi per cercare di agevolarli economicamente anche, perché l'obesità oramai è una patologia che è disastrosa e incide anche su un fattore economico. Certo. Ovviamente anche a livello medico, e li supportiamo anche ma purtroppo anche psicologicamente, perché proprio avete anche una rubrica, io leggo qui diario extralagico, ce l'ha onlus.org. e che consiste questa rubrica? È una rubrica nella quale le persone possono raccontano le loro storie anonimamente, raccontano quelle che sono state le loro zavorre, le loro paure che li hanno portati a volte anche all'obesità e a crescere questo, certo, peso enormemente. Ed è terapeutica, perché comunque loro riescono attraverso i commenti delle persone che sono ovviamente disinteressati e non all'interno coinvolti a leggersi dall'esterno, ed è molto molto terapeutico. Purtroppo dietro l'obesità c'è posta, comunque c'è il vostro lavoro, vero Giorgio? Da quanto tempo poi c'è questa associazione ONS, questo progetto come nasce? Allora, è nato come un semplice gruppo Facebook nel 2014. E infatti ti interrompo un attimo, perché c'è proprio il gruppo ONS Obesità, Nutrizione, Salute su Facebook. Sì,
c'è un gruppo Facebook dove ci stanno attualmente 7000 followers, poi c'è una pagina dove ci stanno altri 3000 persone che ci seguono, un canale YouTube, Instagram, sì, dove infatti noi... dopo andiamo a scandire. Sì, però diciamo nasce così per caso. Poi non dopo... per gioco, perché non è un gioco, no, però non insomma, è un gioco. Proprio insomma un per necessità. Io, cioè quello che voglio trasferire, perché afferiscono tutte queste persone a noi associazione o gruppo Facebook? Perché queste persone vengono discriminate, stigmatizzate, e non è giusto che oggi una persona che ha questa malattia, perché l'obesità ad ottobre del 2019 è stata riconosciuta come malattia, oggi per strada un obeso, ancora una persona con obesità, scusatemi, sì, viene ancora presa in giro, chiamata ciccione, chiamata non, e non è giusto, questa cosa deve finire, bisogna combattere affinché lo stigma verso l'obesità finisca e le persone che portano purtroppo questa malattia vanno tutelate. Bene Giorgio, io sono grata a te e ad Alessia per portare appunto all'ascolto questo messaggio, che è un messaggio proprio di grande dinamismo sociale. Voi in effetti siete anche promotori del 5 per 1000, quindi mi piacerebbe comunque comunicare anche il codice fiscale proprio per donazioni, se voi insomma siete appunto d'accordo in questo, sì, certo, momento. Ecco amici che ci state ascoltando, ONS, l'Organizzazione Obesità, Nutrizione e Salute, con il presidente Giorgio Garofalo qui con me insieme alla vicepresidente Alessia Russo, si stanno proprio prodigando per cercare di andare incontro migliorare proprio una condizione di integrazione sociale di persone che appunto, come esattamente spiega Giorgio, sono tante volte discriminate e stigmatizzate perché purtroppo affette da una obesità grave, che appunto come lui stesso sottolineava è stata riconosciuta proprio come una patologia verso cui bisogna andare incontro con interventi seri medici. Il codice fiscale per le donazioni è il seguente: 95 24 57 66 32. Voi avete una sede che è in via Marcello Candia 51 Napoli. Sì. Possiamo lasciare anche l'indirizzo Facebook ONS Onlus, la pagina Facebook ONS Onlus, per chi voglia già avere comunque più che altro un, diciamo, una curiosità in merito proprio a capire di cosa vi occupate. Il gruppo Facebook, lo ripeto, ONS Obesità, Nutrizione e Salute. Poi c'è un sito web, vuoi continuare tu Giorgio, Alessia, nell'indicazione del sito web? www.onsonlus.org. Pagina Instagram ONS Onlus. Sì, così come anche il canale YouTube che è, sì, ONS Onlus. Sì, là ci sono tutti i video di cui noi abbiamo, eventi che abbiamo partecipato. Però volevo aggiungere sul 5 per 1000, perché, certo, non chiediamo aiuto a qualcuno che ci sta in ascolto, anche se qualcuno può donarci qualcosa, perché l'obesità è costosa, la persona obesa purtroppo sulla sanità grava a livello economico, cioè lo Stato fa poco per la persona con obesità, quindi noi come associazione, avendo dei fondi, possiamo aiutarli, perché le persone con obesità tendono a nascondersi, anche perché purtroppo questo stato di malattia non gli impedisce di lavorare e non sanno come curarsi, e la vergogna che provano non fanno niente, quindi noi li vogliamo aiutare così. Quindi chi dona deve sapere che aiuta una persona in gravi condizioni, ma veramente gravi. Perfetto, io vi ringrazio ancora, c'è anche un doppio indirizzo mail che è info@onsonlus.org diario@onsonlus.org. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, Giorgio Garofalo e Alessia Russo, per aver portato appunto in radio a questa esperienza che va assolutamente, proprio questa associazione che va assolutamente divulgata il più possibile. Grazie ancora per essere stati grazie qui. Grazie a voi con per l'opportunità. Grazie mille. Buonanotte a tutti.
Live Social.